Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Mignani in prossimità della sfida contro il Cagliari. Affrontiamo il tema della partita con i nostri colleghi giornalisti partendo da Antonio Guido del Corriere dello Sport, prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Con Bari e Cagliari che si affrontano nel loro momento migliore, che sfida è? La sfida per noi è stimolante perché noi andiamo a giocare in uno stadio bello, importante, che fino all'anno scorso faceva la Serie A, contro una società che rappresenta un'intera regione, contro una squadra che secondo me è una delle più forti, se non la più forte del nostro campionato. Quindi è sicuramente una sfida stimolante e noi dobbiamo metterci nelle condizioni di fare una grande partita, perché altrimenti diventa molto molto complicata. Prego. Franco Cirici, Gazzetta dello Sport. Sì Michele, intanto io credo che sia giusto dopo 5 giornate fare i complimenti o comunque ringraziare, mettila tu come vuoi, te e la squadra, perché 2-3 mesi fa nessuno poteva immaginare di arrivare a questo punto, giocarsi una partita terza contro quarta in Serie B, quindi una partita di alto livello per questo campionato visto in questo momento. Poi vedremo che cosa succederà dopo. Detto questo, però, sembra, da quello che hai fatto finora, è che a te i nuovi non piacciono, perché fai giocare solo i vecchi, nel senso che tranne Caprile e Foloruscio, la tua tendenza, visto che le cose vanno anche bene, perché non è che sei pazzo, vanno bene e quindi perché dovresti cambiare? Ma potevamo anche fare a meno di fare il mercato, voglio dire. È la mia, una battuta, attenzione. No, certo. Ma io ti ringrazio per i complimenti che giro alla squadra, perché poi sono loro che vanno in campo, ma quello che interessa a noi è fare i punti, perché complimenti non fanno punti. E noi dobbiamo cercare di continuare sotto questo filo conduttore, che poi per quello che io credo è soprattutto l'atteggiamento che i ragazzi portano in campo, che portano in campo durante la settimana, che portano in campo durante la domenica, con lo spirito di aiutarsi, di voler combattere su ogni pallone. Questa secondo me è la base che deve avere la nostra squadra, a maggior ragione nella trasferta di Cagliari, dove troveremo una squadra che ha un'alta qualità individuale e collettiva. Sulla seconda domanda io ti dico che sono stracontento di quelli che sono arrivati, sono stracontento dell'atteggiamento che hanno, sicuramente aver mantenuto buona parte dei giocatori dello scorso anno sotto certi aspetti ci ha agevolato nel lavoro, perché per un allenatore ricominciare da capo comporta un processo di lavoro diverso, e invece i vecchi mi stanno aiutando con i nuovi, alcuni nuovi sono entrati subito in sintonia con la squadra, ma quasi tutti, quando c'è stata la possibilità li ho fatti giocare, quando io penso che sia giusto farli giocare li ho fatti giocare. Probabilmente quelli che sono arrivati da più distante hanno bisogno di qualche giorno in più, perché il calcio italiano è diverso da quello straniero, perché la tattica nel modo di pensare e nel modo di lavorare ha un ruolo importante, e magari chi viene dall'estero queste cose le conosce meno. Però ripeto, io sono strafelice di quelli che sono arrivati. Purtroppo qualcuno ha avuto qualche problemino, mi riferisco magari a Seter, qualcuno ha avuto bisogno di un po' più di tempo, però piano piano si stanno mettendo tutti in pari e sono straconvinto che tutti daranno contributo. Sì mister, volevo chiederle se anche lei ha l'impressione che la Serie B stia facendo sviluppare delle potenzialità alla squadra che probabilmente l'anno scorso per il contesto erano inespresse, perché si giocava obiettivamente meno, e se anche le sue idee riescono a svilupparsi meglio in un campionato in cui si gioca di più. L'anno scorso
bisognava vincere per forza, bisognava essere tante volte anche, anche pratici. Adesso stiamo vedendo un Bari che diciamo si diverte anche di più in campo e riesce a sviluppare meglio anche alcune trame. Quindi volevo chiedere se in questo campionato in cui si gioca di più a calcio e sta sviluppando idee sia sue sia potenzialità della squadra. Questo è un campionato diverso, diverso sotto tanti aspetti. La C è un campionato dove magari c'è meno qualità, c'è più aggressività, c'è ma a volte magari anche poi trovare dei campi sia come terreno di gioco che come situazione ambientale che ti propongono delle difficoltà. La Serie B è un campionato dove le squadre si giocano le partite a viso più aperto, dove come dicevo prima del Cagliari, tutte le squadre sia a livello individuale che a livello collettivo hanno forse più qualità, e questa qualità porta le squadre a giocare, ad aprirsi, a concedere più spazi e a far giocare probabilmente anche di più l'avversario. Secondo me la cosa più importante, la cosa che noi abbiamo mantenuto, è un atteggiamento, una mentalità da Serie C, perché la Serie C ti porta a combattere, veramente combattere nel vero senso della parola, in ogni partita. La Serie B forse ti porta più a pensare oltre che a combattere. Noi siamo riusciti a mantenere quell'atteggiamento che vorrei rimanesse per sempre, e cerchiamo di proporre anche quelle che sono le nostre idee, che a volte ci riescono di più, a volte ci riescono di meno, ma sicuramente sono due campionati diversi, e questo non significa che il Bari sia più adatto a far quello di Serie B. Il Bari ha dovuto per necessità, perché c'era finito fare quello di Serie C. Fortunatamente l'anno scorso siamo riusciti a vincerlo, e adesso ci confrontiamo con delle realtà che sono quasi squadre di Serie A. Prego, Michele Carofiglio. Sì, mister, io le chiedo insomma delle condizioni di Mattia Maita, perché dalle notizie che ci giungevano in settimana pare che il calciatore stia bruciando letteralmente le tappe, se il calciatore almeno sarà disponibile tra i convocati per sabato. Ma io penso di sì. Lui ha fatto un percorso di guarigione per il problema che aveva avuto, che non era un problema grave, ma che era un problema che gli portava degli impedimenti nei movimenti, e quindi anche degli impedimenti nello svolgere allenamenti con la squadra. Però lui si è sempre allenato a livello individuale. Adesso è due giorni che ha aggregato. Il primo giorno mi è sembrato essere più timido, il secondo giorno ha lavorato bene, abbiamo ritrovato il solito giocatore che avevamo lasciato. Penso che se non ci sono degli intoppi negli ultimi giorni, io penso che lui sia disponibile per la partita di Cagliari. Prego, Michele Salomone. Buongiorno, signor Mignani. Premesso che mi risulta che a Cagliari sono parecchio preoccupati, ma non i tifosi, sono preoccupati gli uomini dello staff di Liverani. Che cosa la preoccupa invece del Cagliari? Cioè, qual è il reparto che secondo lei è più forte, quello a cui il Bari deve prestare maggiore attenzione, premesso che ovviamente il Cagliari è una delle formazioni più, come dire, più accreditate, ecco, in questo senso? Beh, io l'ho detto prima, io credo che il Cagliari sia una delle squadre più forti del campionato. Quando intendo più forti, intendo più omogenee in tutti i reparti, dietro, in mezzo, davanti. Hanno giocatori esperti, hanno giovani che hanno già campionati di Serie A alle spalle, hanno dei nazionali. Cagliari, che peraltro è una piazza che conosco perché io ho allenato l'Olbia, e c'è una sorta di, come dire, di rapporto tra Cagliari e Olbia, quindi l'ho seguito. So che sono una squadra ambiziosa perché lo è ambizioso il loro presidente, perché ha fatto una squadra per ritornare subito in Serie A, perché è ambiziosa la piazza, ambiziosa la città. Loro rappresentano quasi un'intera regione, quindi io credo che noi dobbiamo stare attenti a tutto quello che Cagliari metterà in campo. Prego, Paolo Ruscitto. Mister, le chiedo
La situazione è in attacco, perché rispetto a qualche settimana fa credo che le cose siano cambiate radicalmente, no? Quasi fino a un po' di tempo fa si girava e non c'erano, diciamo, attaccanti puri, a parte ovviamente giocatori che si sono anche ben espressi lì davanti. Questo che cosa cambia, se cambia qualcosa, nella gestione, anche nel modo di approcciarsi alle scelte che lei deve varare per il reparto offensivo? Perché fin qui ovviamente Khedira e Antenucci hanno, come si dice in questi casi, portato avanti la carretta, adesso ha a disposizione giocatori importanti in attesa anche di vedere Schindler. E le chiedo anche una valutazione su Salcedo, perché ha giocato 24 minuti e ha rischiato di fare due gol, tra l'altro anche molto belli, sfiorati per pochissimo. Ma io, nel momento in cui voi mi chiedevate, o tutti si chiedevano quando arrivava l'attaccante, io credo che voi mi abbiate sempre visto abbastanza tranquillo. Io vi ho sempre parlato di tanti giocatori offensivi e negli ultimi giorni di mercato se ne sono aggiunti due con caratteristiche diverse dai nostri. Nella mia testa non cambia nulla, le mie dinamiche sono sempre le stesse, io non cerco di guardare attentamente come lavorano in settimana, cerco di guardare attentamente come crescono di condizione quelli che sono magari più indietro di quelli che stanno giocando, più indietro intendo di condizione, e in base alla partita, all'avversario, ai momenti, a tante cose, cercherò di scegliere quelli da mandare in campo. Quasi sempre giochiamo con tre attaccanti, questo averne altri a disposizione comporta che alla fine del primo tempo, per assurdo, li puoi cambiare tutti e tre se non sei soddisfatto, o che in base alle caratteristiche che la partita ti richiede puoi giocare con uno, con un altro, con un altro ancora. Quindi sono contento quando un allenatore ha la possibilità di scegliere, sicuramente è più avvantaggiato rispetto a uno che ha le scelte obbligate. Poi la gestione è un'altra cosa, tutti devono sapere che avranno la possibilità di giocare e tutti devono sapere che ogni tanto andranno anche in panchina, ma cosa più importante è quando uno è chiamato a scendere in campo, dia il massimo e dia contributo. Salcedo ha giocato due partite negli ultimi minuti, dove sicuramente c'erano spazi, perché sia con la SPAL che con il Cosenza, Cosenza poi doveva recuperare il risultato, quindi c'era la possibilità di lavorare in spazi aperti. È un giocatore che, secondo me, vi dicevo, è un giocatore completo, perché ha qualità nello stretto, ha qualità a campo aperto, è un attaccante che può fare la punta centrale, la seconda punta, la punta esterna, secondo me può fare anche il trequartista, perché è un giocatore che ha caratteristiche universali. Sono contento che sia arrivato. Mi dispiace solo che questa settimana ha avuto un piccolo fastidio e non si è allenato completamente con la squadra. Adesso vediamo in questi ultimi giorni e vediamo di capire che cosa fare. Mister, buongiorno. Due domande. Una, se c'è magari un ballottaggio Botta-Bell'uomo. Botta ha ridato spazio nell'ultima partita, però non è ancora il Botta che tutti hanno potuto ammirare. E poi l'altra, se ha visto Mirko Antenucci, dopo l'errore dal dischetto, che può capitare a tutti, l'ha visto motivato e determinato anche eventualmente a ribattere, a essere ancora lui rigorista? Come vi dico sempre, ballottaggi ci sono tutte le settimane, in quasi tutti i ruoli, per cui tutti devono sapere che non hanno la certezza di giocare, tutti devono sapere che chi gioca deve dimostrare di meritarsi la conferma e chi non gioca deve ogni settimana lavorare per mettermi in difficoltà, anche perché poi siamo tutti sulla stessa barca, lavoriamo tutti per il Bari, quindi non vedo perché non debba essere così. Tutti dobbiamo lavorare per l'obiettivo che poi è il risultato della partita, quindi ballottaggi ce ne sono sempre. Cosa mi hai chiesto poi? Gli Antenucci. Ma i rigori si sbagliano, li sbagliano
in tutti i campionati, li sbagliano in tutte, si sbagliano in tutte le categorie. È chiaro che probabilmente nel momento in cui tu calci c'è una probabilità più alta di farlo piuttosto che sbagliarlo, però Stenucci non mi sembra un giocatore alle prime armi, ne ha calciati tanti in carriera, a volte li ha fatti, a volte li ha sbagliati. La cosa più bella è vedere quando le immagini di Cosenza, quando Antenucci sbaglia rigore, che dire che lì a 2 metri da lui lo va ad abbracciare, a rincuorare, come dire, non ti preoccupare, andiamo avanti, e magari l'altro rigorista poteva essere che dire, quindi questo è un segnale importante nello spogliatoio. Se Mirko sentirà di calciarlo, probabilmente avrà, e sarà in campo, probabilmente avrà lui l'onere di calciarlo, altrimenti ce ne sono altri che sanno calciare, come abbiamo visto anche in altre partite. Sì, salve mister. Le chiedo se possono esserci novità nella coppia di centrali, soprattutto dato che giochiamo contro una squadra davvero dirompente come il Cagliari, quindi immagino che Zuzek e Vicari comunque stiano scalpitando, in particolare Vicari che ormai è tornato ad allenarsi a quanto sembra con regolarità ormai da un paio di settimane. E poi le chiedo come ha visto Seter, dato che gioca contro la sua ex squadra, conosce bene Cagliari e il Cagliari, quindi magari se gli si può concedere lo spazio, se magari anche lui sta scalpitando. Ma la risposta è quella che ho detto prima, che per me ci sono ballottaggi in tutti i ruoli, quindi io considero che ci siano ballottaggi anche nei difensori centrali. Poi eventualmente si può giocare anche con 4 centrali, quindi così mettiamo tutti in campo. E Seter lo vedo in crescita, sta allenando bene, credo che sia anche motivato per questa partita. Lui ha solamente bisogno di dare continuità agli allenamenti, poi per il resto è un giocatore che sicuramente darà un grosso contributo. Prego, Di Girolamo. Buon pomeriggio mister, le chiedo 2 domande. La prima: che ruolo hanno in questo Bari 2 giocatori che ultimamente abbiamo visto poco e che nell'ultima partita sono anche stati fuori dalla lista dei convocati, ovvero Galano e Gigliotti? E la seconda domanda, visto che tornando sulla partita di Cosenza... Scusa, una per volta, che ruolo hanno, che cosa vuol dire? Cioè, che spazio immagina per loro? Rientrano comunque pienamente in questo gruppo e quindi l'esclusione era solo numerica nell'ultima partita? E in secondo luogo, guardando la partita di Cosenza, abbiamo visto, no, finalmente un clean sheet, una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo e in linea con un po' le richieste che lei aveva fatto nelle conferenze stampa di più attenzione sulle prime marcature eccetera, quindi le chiedo da questo punto di vista, questo Bari quanto è vicino al Bari che lei ha in mente come forma ideale del Bari? La prima risposta è semplice: tutti quelli che sono rimasti a Bari fanno parte del progetto Bari, fanno parte dei nostri pensieri, però poi c'è proprio un dato numerico che parte dall'avere 11 giocatori in campo ed avere la possibilità di fare 5 cambi ed avere la possibilità di portare 23 giocatori alla partita, quindi noi in questo momento siamo 25 giocatori di campo più 3 portieri, fa 28, per forza di cose qualcuno deve rimanere fuori. Devo fare delle scelte in funzione di quello che vedo, in funzione di quello che ho visto. È chiaro che tutti vorrebbero avere la possibilità di dimostrarmi di meritarsi la maglia titolare, e uno dei modi per farlo è l'allenamento, perché è normale che se io non li posso mandare in campo non me lo possono dimostrare quando giocano. Però si parla di giocatori che sono giocatori uomini di valore, grandi professionisti e giocatori che hanno già dimostrato nel loro passato, nel loro recente passato, di essere giocatori molto affidabili anche in questa categoria. Quindi non, la prima domanda ti rispondo così, e come sempre mi dimentico la seconda. Ma sai, io vorrei un Bari che
che non prende gol, vorrei un Bari che tiene sempre il possesso palla, vorrei tante cose che probabilmente se tu lo domandassi agli allenatori che ci incontrano vorrebbero anche loro, quindi la risposta è semplicemente che lavoriamo per migliorare su quelli che sono i nostri difetti, su quelli che sono le difficoltà che possiamo trovare ogni domenica, però poi affronti sempre un avversario e a volte come dico sempre sono gli episodi che ti portano la partita da una parte o dall'altra. È chiaro che se tu concedi 15 tiri in porta all'avversario è più probabile che ti facciano gol, se tu gliene concedi 3 o 4 è meno probabile che ti facciano gol. La settimana scorsa a Cosenza siamo stati fortunati perché una delle poche volte che hanno cacciato in porta hanno preso la traversa e la traversa ci ha permesso di mantenere la porta inviolata. Se la palla fosse andata dentro probabilmente parleremmo di un'altra cosa. Ecco quali sono gli episodi di cui parlo, però sono convinto che si debba lavorare per migliorare la fase difensiva alla quale partecipano tutti i giocatori e col Cosenza l'abbiamo fatta magari meglio di altre volte con lo spirito giusto che speriamo di portare a Cagliari. Davvero una battuta in chiusura? Sì. Mister, veloce, allora nell'ottica del tutto è migliorabile, questa è una squadra che ha carattere perché riesce a rimontare, riesce a superare puntualmente anche problematiche tipo il rigore sbagliato, lo vedi che ha personalità, è una squadra che non perde fuori casa, ce n'ha tante. Non ti sembra che però non abbia ancora, ed è lì uno degli altri momenti di miglioramento, i margini, non ha ancora la consapevolezza della squadra che può e deve chiudere prima le partite? È già successo 2-3 volte, non è un fatto proprio casuale, anche a Cosenza l'hai avuto in pugno la partita, non l'hai mai chiusa. È questo uno dei margini di miglioramento? Questa è la domanda. Non è che non la vuoi chiudere quando tu crei credo che la squadra abbia dimostrato a Cosenza che abbia avuto voglia di chiuderla perché non ha mai smesso di giocare, non ha mai smesso di ripartire quando ne aveva la possibilità, non si è difesa e basta, quindi l'idea di provare a chiuderla c'è, però a volte ti riesce, a volte non ti riesce. Poi come dici tu, tutto è migliorabile, ma tutto è migliorabile, a volte di fronte ti trovi anche degli avversari che ti fanno fare un passo indietro, non dipende sempre solo da te, quello che deve dipendere solo da noi è lo spirito, l'atteggiamento, la voglia, la forza, il coraggio e il pensare di non partire mai battuti e pensare che le partite durano 95 minuti e che in 95 minuti noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di provare a fare il massimo. Ringraziamo mister Mignani, lo lasciamo. Grazie a voi.